Sinceramente, questa lista fino a qualche tempo fa non la conoscevo neanche io, diciamo fino a poche settimane fa, ed approfondendo l'argomento dei dividendi e trovandolo comunque estremamente interessante, ho capito che per chi come me ama investire in dividendi, questa lista e queste aziende possono essere quasi come la manna dal cielo. Per cui in questo video ti voglio parlare delle Dividend Champions. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIEF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole, dove sia la versione cartacea che quella in formato Kindle. Per essere una Dividend Aristocrats, una società deve essere inclusa nell'indice S&P 500, lo Standard & Poor's 500, deve avere una capitalizzazione di mercato corretta per il flottante di almeno 3 miliardi di dollari e deve avere un valore medio giornaliero scambiato di almeno 5 milioni di dollari. Se invece parliamo delle Dividend Champions, bene, il requisito per diventare una Dividend Champions è semplice: oltre 25 anni consecutivi di aumenti annuali dei dividendi. Punto e basta. I requisiti aggiuntivi dell'S&P 500 Dividend Aristocrats possono precludere molte società che possiedono invece un track record sufficiente di aumenti di dividendi annuali, ma non si qualificano in base ai motivi che sono quelli della capitalizzazione di mercato o della liquidità, quello di cui abbiamo parlato prima. Di conseguenza, mentre c'è una certa sovrapposizione di Dividend Aristocrats e di Dividend Champions, ci sono anche molti Dividend Champions che non sono parte, appunto, della lista delle Dividend Aristocrats. E gli investitori da dividendi, come lo sono io, potrebbero voler prendere anche in considerazione questi titoli a causa delle loro impressionanti storie di aumenti annuali dei dividendi. Al momento ce ne sono circa 550, 147 se non sbaglio, ma essendo una lista che ha meno paletti è in continua variazione, addirittura viene aggiornato ogni mese se non sbaglio. L'elenco delle Dividend Champions è suddiviso in tre categorie di base, che sono in base a quanto le aziende hanno aumentato e mantenuto una serie di dividendi annualmente. Abbiamo le Champions, appunto, 25 anni o più, le contenders da 10 a 24 anni e le challengers da 5 a 9 anni. Ovviamente essendocene così tante, 147 circa come dicevo prima, sarebbe pressoché inutile andare a vederle una per una, e per cui voglio semplicemente elencarti qui le tre più una menzione speciale che secondo me possono essere quelle che si adattano meglio alla mia psicologia di investimento, magari potrebbero essere adatti anche a te. La prima è UGI Corporation, o UGI detto all'italiana, che è una utility di gas ed elettricità che opera in Pennsylvania oltre a una grande attività di distribuzione di energia che serve quasi tutti gli Stati Uniti d'America e anche altre parti del mondo. È un'azienda molto antica, è stata fondata nel 1882 e ha pagato dividendi consecutivi dal 1885, cioè immaginate un po'. Quest'anno dovrebbe generare entrate per circa 8,2 miliardi di dollari. La società opera in quattro segmenti di reporting: America Gas, UGI International, Midstream and Marketing e infine UGI Utilities. UGI ha riportato i risultati del terzo trimestre nel 2022, agosto di quest'anno. Ci si aspetta una crescita annualizzata del 7,2% nei prossimi 5 anni. UGI completa periodicamente acquisizioni, rafforzando ulteriormente la crescita futura. Non riacquista azioni, ma queste iniziative di investimenti dovrebbero essere sufficienti a guidare la crescita degli utili per azione a lungo termine. Tieni presente che i risultati delle aziende di questo tipo non sono lineari a causa appunto della tipologia del business, dell'utility. Quindi UGI quasi certamente non raggiungerà una crescita costante, ma subirà arresti e riavvii. A lungo termine, tuttavia, la storia della crescita rimane intatta. Il management è impegnato a continuare la serie di oltre 130 anni di pagamenti di dividendi e i 35 anni di aumenti consecutivi. Poi passiamo a Sanofi. Sanofi Aventis, famosissima, sviluppa e commercializza una varietà di trattamenti terapeutici e vaccini. I prodotti farmaceutici rappresentano circa il 72% delle vendite, i vaccini invece costituiscono circa il 15% delle vendite e l'assistenza sanitaria dei consumatori contribuisce al resto delle vendite. Sanofi produce entrate annuali per circa 43 miliardi di dollari e, come ben sappiamo, come molti di noi sanno, è costituita in Francia. Il 28 ottobre 2022 Sanofi ha annunciato i risultati del terzo trimestre per il periodo terminato il 30 settembre del 2022. I ricavi sono cresciuti del 2% a 12,4 miliardi di dollari e hanno superato le stime di circa 430 e più milioni di dollari. Si prevede che i rendimenti totali raggiungeranno il 15,7% annuo, grazie anche alla crescita dell'utile per azione che è prevista del 7,2% al rendimento da dividendo, che è invece del 4,1% e al vantaggio del 4,4% derivante dal multiplo PE in espansione. Se guardiamo i ricavi, invece, questi sono cresciuti del 9% anno su anno,
mentre i ricavi farmaceutici sono aumentati del 5,1% durante il trimestre che è appena passato. Specialty Care rimane particolarmente impressionante, con una crescita dei ricavi del quasi 20%, il 19,9% per essere precisi. Le malattie rare sono aumentate del 7,7% grazie a modelli di acquisto favorevoli nella maggior parte dei prodotti, parlo sempre di vendite, non dell'aumento delle malattie. Le entrate dei vaccini sono aumentate invece del 23,5% perché ovviamente sono stati osservati guadagni in quasi tutte le aree, con particolare forza nei vaccini contro l'influenza, i viaggi e quelle per le malattie endemiche. Il reparto Consumer Healthcare è cresciuto dell'1,9% poiché la forza della tosse e del raffreddore e il benessere digestivo sono stati quasi compensati da benessere fisico e mentale, allergie, cura del dolore e cura della persona, per cui anche le tipologie di medicinali vanno a essere bilanciati di anno in anno, cambiando la loro forza di vendita. Per quanto riguarda dal punto di vista geografico e per regione, le vendite negli Stati Uniti sono cresciute del 15%, quelle in Europa del 4,6% e quelle nel resto del mondo del 4,5%. La Cina invece è andata in controtendenza, è scesa dell'1,8%. Sanofi ha rivisto le proprie stime prospettive per il 2022. La società prevede un utile per azioni in crescita del circa 16% per l'anno rispetto al 15% che era stato preventivato. Poi passiamo a Sonoco Products, che è un'azienda che fornisce imballaggi, prodotti industriali e servizi di supply chain ai propri clienti. I mercati che utilizzano i prodotti dell'azienda includono quelli dei settori degli elettrodomestici, dell'elettronica, delle bevande, delle costruzioni e dell'alimentare. Sonoco genera circa 7,2 miliardi di vendite annuali ed è composta da due segmenti semplicemente, Consumer Packaging ed Industrial Packaging, con tutte le altre attività che sono elencate con tutte le altre. Che fantasia! Il 31 ottobre 2022 Sonoco Products ha riportato i risultati degli utili del terzo trimestre per il periodo che è terminato il 2 ottobre 2022, per cui sono quasi recenti, freschi. I ricavi sono aumentati del 34% a 1,89 miliardi di dollari. L'utile di operazione rettificato di 1,6 dollari è stato confrontato molto favorevolmente con 0,91 dollari dell'anno precedente ed è stato migliore di 0,21 centesimi di dollari. I ricavi consumer packaging sono aumentati del 72% a 990,1 milioni di dollari a causa anche in questo caso principalmente dell'acquisto di Ball Metal Pack che si è chiuso nel quarto trimestre del 2021. Anche i prezzi, il volume, il mix favorevoli e le difficoltà di cambio hanno influito sui risultati positivi. I contenitori globali di carta rigida ed imballaggi flessibili hanno registrato una buona performance. Le vendite di imballaggi industriali in carta sono cresciute del 4% a 661 milioni di dollari, poiché i prezzi di vendita più elevati hanno più che compensato un piccolo calo dei volumi e i venti contrari al cambio di valuta. Anche Sonoco Products ha alzato le sue previsioni per il 2022, con la società che prevede utili rettificati per azione tra i 6,40 e i 6,50 dollari l'anno, che erano invece sono maggiori rispetto a quelli previsti, i 6,2 e i 6,3 dollari per anno. Passiamo alla menzione speciale, un'azienda della quale ho parlato diverse volte sul canale e di cui hanno parlato anche altri miei colleghi, come ad esempio Lorenzo, di investire in borsa a caccia di rendite, e parlo di Lowe's Company. Lowe's è il più grande rivenditore di articoli per la casa degli Stati Uniti d'America dopo Home Depot. Gestisce più o meno 2200 negozi di bricolage e ferramenta sia negli Stati Uniti che in Canada. Ad agosto la società ha riportato i risultati finanziari trimestrali e i ricavi di 27,48 miliardi di dollari sono diminuiti dello 0,3% su base annua e le stime hanno mancato di 680 milioni di dollari le vendite. Le vendite sono diminuite dello 0,3% mentre le vendite negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,2%. Durante il trimestre la società ha riacquistato circa 21,6 milioni di azioni per circa un valore di 4 miliardi di dollari e ha pagato dividendi per 524 milioni di dollari. Questo è un buon segno, sintomo che l'azienda si sente di avere prospettive molto positive per il futuro, anche se queste ultime trimestrali bene non sono andate. La società ha fornito una prospettiva fiscale per il 2022 e ritiene di poter ottenere un EPS diluito compreso fra i 13,10 e i 13,60 su vendite totali di circa 98 miliardi di dollari. Lowe's inoltre non si ferma ai 4 miliardi acquistati e prevede di riacquistare azioni ordinarie per un valore di circa 12 miliardi di dollari per tutto il 2022. La combinazione di espansione multipla, crescita dell'utile atteso del 6% e rendimento da dividendo del 2,3% porta a rendimenti attesi totali del 15,8%. E non è proprio male. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste tre Dividend Champions più una, se le conoscevi, se le hai in portafoglio, se magari una delle quattro che ho appena menzionato l'hai già valutata o l'hai messa in watchlist, insomma dimmi tu, lasciamelo scritto nei commenti qui sotto. Se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco, lascia un bel pollice in su,
per l'algoritmo di YouTube, ma per la mia soddisfazione soprattutto, per farmi crescere su questa piattaforma. Come dico sempre, a te costa un attimo della tua vita, ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti ed arrivederci a un nuovissimo video. Ciao!